Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. In questo episodio andremo ad affrontare proprio quei due tenenti del Team Flare che vedete lì in alto a destra, guardateli lì fieri, pronti a farci il culetto. Mentre noi abbiamo la nostra squadra formata da Noibat, Hawlucha, Goodra, Talonflame, Greninja e Pikachu. Allora, ho letto i vostri commenti, mi avete consigliato di mettere Goodra come attaccante speciale, quindi io direi di seguire i vostri commenti, quindi seguire il vostro consiglio. Allora, qua abbiamo tutte le mega pietre, come vedete ne abbiamo davvero un casino ormai. Andiamo a prenderci le nostre mente, vediamo, eccole qui, e la faremo diventare quindi modesta. Eccoci qua, sì, perfetto. Ora però dovremo anche cambiargli le mosse, dovremo mettergli degli attacchi speciali. Ha già fulmine. Dovremmo mettergli assolutamente Drago Pulsar al posto di Oltraggio. Vediamo un po' se lo troviamo. Nel frattempo vediamo se troviamo anche altre mosse interessanti da mettere. Forse Lanciafiamme potrebbe essere interessante. O Energy Ball. La impara Energy Ball, vediamo. No, non impara purtroppo. Allora, vediamo un po', Vediamo un po' cosa possiamo mettere a Goodra. Nel frattempo, mentre cerco varie mosse, direi di invitarvi a lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash e di questa parte che stiamo affrontando, quindi di Kalos e del Team Flare. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Sludge Bomb potrebbe impararla, sì. Godo, così almeno contro il folletto abbiamo una mossa, finalmente. Togliamo Earthquake, ritorniamo un po' debolucci contro l'Elettro, però d'altronde è così. E andiamo a cercarci il nostro Drago Pulsar. Allora, vediamo un po' se lo troviamo. No, qui non è qui. Sarà più in basso, allora. Beh, cerchiamo. Psichico lo può imparare, non penso, però. No, appunto. Lo potrebbe imparare Noibat. Effettivamente Noibat è speciale, eh? Sì. Beh, Psichico non è male, ragazzi, eh? Psichico non è per niente male. Al posto di Water Pulse io glielo metto molto volentieri. Tanto per attacchi di tipo acqua abbiamo Greninja che va più che bene. Allora, vediamo un po' cosa dov'è la nostra Dragon Pulse. Vediamo, Certe volte poi la manco, non la vedo e vado troppo giù, quindi vado un pochettino più piano. Dai, dov'è la Dragon Pulse? Spero di averla almeno. Dovrei averlo come MT, dovrei averlo preso, Vediamo un po'. Forse non ce l'abbiamo. No, abbiamo Dark Pulse. Ah, non abbiamo Dragon Pulse. Ok. Vabbè che il tipo drago non è particolarmente utile in questo momento. Oltraggio, almeno, non è particolarmente utile. Però mi sembrava che l'avessimo presa Dragon Pulse. O non l'ho vista io. Forse non l'ho vista io. Faccio un ultimo controllo tornando verso l'alto. Poi magari voi nei commenti starete dicendo è lì, come fai a non vederla? Mi spiace ragazzi. Ogni tanto passa e non si vede. Allora, ogni tanto sei lì a cercare qualcosa e non la trovi pur essendo proprio sotto i tuoi occhi. Però mi sembra che non ci sia. Dragon Pulse io non lo vedo. Quindi al massimo potremmo mettergliela facendogliela imparare dal ricorda mosse. Al massimo possiamo far quello. Detto ciò, quindi dai, l'introduzione è durata abbastanza. Andiamo. Affrontiamo questi due luogotenenti. Bryony e Celosia. Affrontiamoli. Con la loro musica del Team Flare. Eccole lì. Mandano in campo Bisharp e Drapion. Noi abbiamo Hawlucha e Noibat. Allora, io userei Psichico su Drapion e Acrobazia sempre su Drapion. Doppio focus, non penso che lo uccideremo. Anzi, mi ammazzano loro Noibat, peccato. Hanno fatto doppio focus su Noibat, sono stati cattivissimi. A questo punto mando in campo Talonflame. Ok, andiamo di acrobazia su Drapion e Flying Press su Bisharp, che è super efficace. Drapion è resistentissimo, Anche Bisharp è resistito. Complimenti.
Guarda lì, mi stanno disintegrando tutti i Pokémon. Fortissimi. Mandiamo Goodra. Il nostro nuovo, anzi, la nostra nuova Goodra speciale. E andiamo di Flamethrower più acrobazia. Anzi, cambiamo, ma facciamo Flamethrower. Vabbè, facciamo Flame Press. Semplice. Semplice e veloce. Ecco fatto. Hawlucha a livello 43, Goodra li ah, scusate, 47, Goodra a livello 48. Hawlucha viene anche avvelenato. Mannaggia Drapion. Questi punti esperienza avrei voluto che li prendesse Norbert, a dire la verità. Allora, Manectric e Liepard. Ecco, questa è tosta. Allora, Sludge Bomb su Manectric e Flying Press su Liepard. Dovremmo one-shotare Liepard, buono. Ok, Graffio va a colpire Hawlucha e ucciderlo. Purtroppo non c'era molto che si potesse fare lì. E Sludge Bomb toglie metà vita, niente male. Mandiamo infine Greninja. E andiamo ancora di Sludge Bomb e direi Dark Pulse. Perfetto, si attiverà Battle Bond? No, ok, a fine lotta non si attiva. Troppe distrazioni. Sta diventando davvero ridicolo. Eh sì, sta diventando ridicolo, ma per voi che avete perso contro un ragazzino 2 contro 1, tra l'altro. Andiamo a resuscitare tipo tutta la nostra squadra, perché è vero che hanno perso, ma ci hanno fatto parecchio male. Hanno ucciso 3 Pokémon dai nostri. E poi curiamoli. Perché ci sarà un'altra battaglia da fare, oltre questa porta. In quest'altra caverna. Andiamo. Eccolo qui, il Team Rocket con Wobbuffet e Meowth. The boss said that Zygarde would be around here somewhere. E lo sapevo che stavano cercando Zygarde. Appunto, il capo ha detto che Zygarde sarebbe stato qui da qualche parte. Magari, maybe the Steam Flare people beat us to it. Forse, appunto, queste persone del Team Flare ci hanno preceduti. Impossibile. Siamo il Team Rocket, dopo tutto. Wobbuffet. Ah, sembra che we get to live with more than just a legendary Pokémon today. Sembra che ce ne andremo con più di un solo Pokémon leggendario oggi. Probabilmente intendono il nostro Pikachu, che ormai per loro è talmente impossibile da catturare che è diventato leggendario. Ed ecco che parte la lotta contro Jesse e James. Allora, loro mandano in campo Inkay, che è di tipo buio psico, no? Perché potrebbe sembrare tipo acqua, ma in realtà è tipo buio psico. Allora, tipo buio psico sarebbe da tirarlo giù con coleottero, in teoria. Oh, sì, coleottero. Però non ce l'abbiamo, quindi andremo lì Super Fang. Full play, ok. Andiamo poi Air Slash. Dai, ma non riesce a fargli davvero niente, eh? Noibat è davvero molto scarso finché non si evolve in quel cavolo di Noivern. Gourgeist. Lasciamo. È l'evoluzione della zucca. Ok, non me la ricordavo minimamente questa roba. Andiamo di Air Slash. Non mi ricordavo che la zucca si evolvesse in quel Pokémon lì. Davvero brutto. Allora, adesso riusciamo poi a tirarlo giù con un altro Air Slash. Ah, Shadow Ball mi ha ammazzato. Peccato. Addio Noibat di nuovo. A questo punto mandiamo Talonflame. E con Talonflame andremo di acrobazia. Perfetto. Infine Wobbuffet. Allora, Wobbuffet, se non sbaglio, inizia sempre con Mirror Coat. Almeno ultimamente ha fatto sempre così. Quindi io li manderei contro Hawlucha. Lo attacchiamo fisicamente. Vediamo un po', eh. E andiamo di Xyzor. Super efficace. E infatti usa Mirror Coat, che non può colpirmi perché non l'ho attaccato con una mossa speciale. Ora è usato contrattacco e ci ha disintegrati. Infame di un Wobbuffet. Allora, per onorare la più antica delle tradizioni, lasceremo che sia Pikachu a battere il Team Rocket. Va il tuono pugno su Wobbuffet. Perfetto, abbiamo battuto anche Jesse e James che esplodono di nuovo alla velocità della luce. E possiamo prendere questi due strumenti che sono la Latiosite e la Latiasite. E due Mega Pietre per fare Mega Evolvere Latios e Latias. Qui il Team Flare è sparito, come è giusto che sia. Gli abbiamo davvero fatto totò sul sederino. Ed ora si può continuare. Allora, prima però si può andare qui sopra, se non sbaglio.
O meglio, si può tornare un attimo nella città per curarci i Pokémon perché sono stati disintegrati tutti. Quindi una curatina io la faccio, dato che dovremmo affrontare altri allenatori lungo il percorso per Fractalopoli. Nome davvero strano, posso dirlo, Fractalopoli come traduzione per una città di Pokémon, che sono stati sempre molto, diciamo, semplici i nomi delle città di Pokémon, no? Addirittura in prima generazione erano dei colori. Azzurropoli, Aranciopoli, eccetera. Mentre qui Fractalopoli, Yantaropoli. Boh, va bene. Abbiamo ancora Alain che vuole sfidarci. Io non mi ricordo però chi mandi come primo Pokémon lui. Quindi lasciamo Noibat in caso poi cambiamo. Ah, ho visto che ti sei occupato di quel gruppo di persone che si chiamano Team Rocket. È stato talmente veloce che non sono riuscito ad arrivare qui in tempo. Ma ora abbiamo più tempo per combattere. Iniziamo, vai. Vai, Alain. Sfidiamolo di nuovo. Ma nel campo Metang, ok. Noi ovviamente con Noibat non possiamo fare nulla, ma andiamo in campo Talonflame. Ecco qua. Meteor Mash ci fa pochissimo, fortunatamente. Andiamo di Flame Charge, super efficace. Però ovviamente Metang ha una buona difesa, quindi non gli facciamo comunque troppo danno. Psyshock non ci ammazza, buono. Ciò che non ti uccide ti fortifica, diceva qualcuno. Ok, Noibat a livello 46, ottimo. Poi Charizard, che ovviamente farà Mega Evolvere, quindi io manderei in campo Noibat per fargli prendere comunque un po' di esperienza, anzi un bel po' di esperienza. Eccolo lì Charizard. E poi subito in campo Greninja. Eccolo qua, Charizardite X. Dragon Claw. Porca! Che cacchio di danno che mi ha fatto. Andiamo di Surf sperando di essere più veloci. Ok, non gli abbiamo fatto molto danno però. Ah, è vero, perché ora è anche di tipo Drago lui, continuo a dimenticarmelo. Lui ora è anche di tipo Drago. Provo a mandare Pikachu. Sperando che sia abbastanza veloce da tirargli un bel tuono pugno in faccia. Sì, è più veloce, però non è molto efficace, purtroppo. Perché è solo tipo drago. Drago fuoco, probabilmente. Quindi perde il tipo volante. Sicuramente questo me l'avete già scritto nel video di ieri. Però sapete che appunto sto registrando questo video prima di ieri, appunto. Quindi non potrò aver letto i vostri commenti. Sei forte abbastanza, prendi questo con te. E ci regala la Charizardite X. Con questo sbloccherai il massimo potere del tuo Charizard, appunto. E alla prossima. Allora, a questo punto bisogna andare qui sotto a prendere quello strumento che abbiamo visto. In quest'erba è pieno di strumenti nascosti, però sinceramente non saprei dirvi esattamente dove trovare questi strumenti nascosti. Poi ecco, volevo un attimo resuscitarmi. Chi è che era morto? Qua Greninja, sì, grazie. E qualche super pozione a questi nobili di Pokémon che hanno combattuto contro il Mega Charizard di Alain. Ecco qua, Pokémon selvatico, vediamo chi esce, magari qualcuno che non abbiamo ancora preso. No, Lyron. Vi ricordo che il Livindex, o meglio il Pokédex, sì, il Livindex di Hoenn l'abbiamo già completato. No, volevo passare nel posto senza erba. Oh, Fantum! Anzi, Fantump. Fortunatamente abbiamo preso un Pokémon che non abbiamo ancora catturato, quindi Quick Ball e prendiamolo. Adesso riusciamo quindi a completare la linea evolutiva perché Trevenant l'abbiamo già catturato e sì, ho visto che ha fatto il dondolio della cattura critica. Quindi abbiamo catturato anche Fantump. Stomp Pokémon, anzi Fantump probabilmente, non Fantump. Erba Spettro. E via così. Qui ci sono un botto di strumenti invisibili, però andiamo a prenderci solo quello che è visibile. Toxicroak, anche il Livindex di Unima l'abbiamo completato. Anzi, scusatemi, di Sinnoh, parlando di Toxicroak. Di Unima invece ci manca solo Vanillix. Vanillit, la linea evolutiva, insomma. Altro Fantump. Facciamo fuga. E proseguiamo.
E di nuovo Phantom. Vogliono proprio farsi catturare questi Phantom, eh? Ok, attraversiamo questo ponte e qui abbiamo... Ah, un'infermiera così comoda. Peccato, avrei potuto risparmiare qualche strumento. Vabbè, che soldi non ci mancano, eh. Andiamo a sfidare questa pupa, Lilia, che manda in campo Buneri. Ok, noi siamo invece Noibat. E andremo di Dark Pulse. Non fa danno, ragazzi, questo Pokémon, eh. Non fa letteralmente danno. Allora, lui ha fatto rimbalzo, tipo volante, quindi io manderei in campo Gudra. A tankarsi quel danno e a spedirlo poi all'altro mondo. Ah, mi ha paralizzato. Che culo, ragazzi. Andiamo di Sludge Bomb. Di nuovo rimbalza. Che palle. Beh, curiamoci allora nel frattempo. Full Heal su Kudra. Adesso mi paralizzerà di nuovo, eh. Ok, fortunatamente no. Sludge Bomb. E non è morto. Complimenti. Dizzy Punch mi confonde? Fortunatamente no. Era resistentissimo questo Buneri, non si sa bene per quale motivo era. Boh. Ultra resistente. Vai, curami ancora, infermiera Joy, grazie. Allora, lì c'è un'allenatrice, mentre qui sopra c'è uno strumento. Andiamo a prendere lo strumento prima. Pippi Up. Ottimo. Altro giro, altra corsa. E gli Optile. Facciamo fuga. E andiamo a sfidare questa allenatrice. Clementine, che manda in campo Alomomola. Guarda che Pokémon brutto, ragazzi. Allora, Super Fang. E tiriamo di via subito Metavita. Lui è stato Wish, quindi si curerà. Usiamo Air Slash. Proviamo a fargli un po' di danno. Eccolo che si cura. Sto infame. Andiamo ancora di Super Fang. No, dai, ha missato. Ok, si cura di nuovo. Non finirà mai questa lotta, ragazzi. Cambiamo Pokémon. Pikachu, è tutto tuo. Fulmina quella momola di merda. Alomomola, anzi. Sohak, mi ha trasformato in un tipo acqua. E quindi mi ha fatto perdere il danno della stab. Quanto ti odio, Alomomola. Thunder Punch. Thunder Punch di nuovo. E addio. Cioè, guardate quanto era fastidioso questo Pokémon. Certo, avevamo davanti Noibat che non faceva danno, però era davvero fastidioso comunque. Percorso 21. Sfidiamo questa allenatrice. I will be Kalos Queen. Attenzione, questa vuole diventare la regina di Kalos. Fa parte dell'anime questo personaggio, questa Lady Amelia. Mi sa di sì. Con una linea di dialogo così specifica, probabilmente viene dall'anime. Allora, tipo Drago, Dragonair e Mandere Kudra. Vediamo cosa riesce a fare Gudra. Aia, Ice Beam. Ok, l'ha tankato molto bene. Andiamo di oltraggio. Ecco, anche se appunto Gudra è diventata speciale, oltraggio fa comunque un bordello di danno. Espeon, se lo prende in faccia un altro oltraggio. Guardate che danno. Se non mi confondo è fatta. Perfetto, è fatta. E Gudra sale anche a livello 49. Vorremmo imparare Body Slam. No, l'abbiamo appena fatta diventare speciale, quindi no. Ok, poi andiamo a sfidare quest'altra allenatrice. Curiamo nel frattempo Gudra. Allora, qui abbiamo altri due allenatori in realtà e uno strumento. Prendiamo lo strumento prima. Una Manectite. Oh, figo. Per fare il Mega Evolvere Manectric. E arriva anche Starevia. Facciamo fuga. Non possiamo fuggire. Dai, su. Grazie. Ok, non sembrano esserci altri strumenti qui. Anzi, lì c'è un altro personaggio importante che dovremmo affrontare, molto probabilmente. Allora, Litleo. Volevo andare a sfidare questi due allenatori in realtà prima. Fuga. Sfidiamo lui. Ehi, sfidiamo te. Questo Ranger Shinobu comanda in campo Zangoose. E Zangoose potrebbe fare parecchio male al mio Noibat, quindi sostituisco subito e mando in campo Greninja.
Ok, taunto, perfetto. Andiamo poi di surf. Che fa parecchio male. Cacchio, che male. Ok, che era anche un colpo critico, eh. Però, minchia, non me l'aspettavo. Intanto diventiamo Greninja Formage. A livello pure 49. Extra senso? Non è male, eh. Extra senso non è per niente male. Togliamogli Water Pulse. Beartic, tipo ghiaccio, lasciamo Greninja, Formash, facciamolo combattere un po'. E proviamo proprio, anzi andiamo con Dark Pulse. Un po' di danno glielo fa. Ok, Trash, mi aspettavo che morisse il nostro Greninja. E contro Beartic manderò Talonflame. E andiamo di Flame Charge. Super efficace. E addio Beartic, molto bello comunque come Pokémon Beartic. E abbiamo battuto anche questo Ranger. E finalmente! Finalmente! Noivern! Se Noibat si evolve in Noivern! E diventa un Pokémon vero! Pokémon utilizzabile! Olè! E vorrebbe imparare Dragon Pulse, ecco, alla faccia di Kudra che non può ancora impararlo, gli tolgo a questo punto Super Fang, che non ci servirà più perché adesso proveremo il nostro fortissimo nuovo Noivern contro questa allenatrice, che concluderà qui l'episodio perché prima di andare a parlare con la persona importante là sopra, finirà l'episodio. Allora, Dragon Pulse su Stunfisk. Ok, Stunfisk è comunque abbastanza tancone come Pokémon, quindi è normale che non venga one-shottato da Noivern, però come vedete ora è tutta un'altra storia. Perfetto ragazzi, a questo punto nel prossimo episodio andremo a parlare con quella, credo ragazza lì sopra, o ragazzo, non so, non saprei dire, ma io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!